Nel bando questa era prevista un'ottica di rivalutazione degli aspetti di vita, cioè all'inizio di questa giornata si è parlato del fatto che queste malattie non portano soltanto una prognosi infausta e quindi noi abbiamo voluto inserire nel bando proprio una svolta valoriale, un'ottica di svolta valoriale. Abbiamo chiesto di raccontare come è avvenuto il passaggio dall'iniziale disperazione del momento della diagnosi a una rivalutazione di quegli aspetti di vita anche minimali che permettono di vivere in maniera più autentica. Sono arrivati moltissimi racconti, anzi vi invitiamo alla premiazione che ci sarà l'8 gennaio alle 16, a partire dalle 16 alla sala della Protonoteca in Campidoglio. E lì ascolteremo anche altri racconti. Ora procediamo. Passo la parola al dottor Maurizio Ciascarini, presidente di Mobili e direttore del corso di psicologia oncologica. Il bisogno di sapere come, quando e perché. Chiedo una cosa un po' pretenziosa. Non si vuole dare delle ricette, ma speriamo di avere degli spunti di riflessione. E 2 anni fa ho incontrato un uomo, una persona, all'interno di colloqui di sostegno verso la nostra associazione, un uomo con una vita molto importante, come sono importanti tutte le vite, fatta di luci ed ombre. Quindi nel raccontare la sua vita, quindi nel portare all'interno di questi colloqui un bilancio esistenziale, la cosa che più lo ha segnato, che ancora oggi, come è stato detto stamattina, per lui era una cicatrice indelebile nel suo percorso di vita, era stata la malattia della moglie, una malattia incontrata 30 anni prima. Non tanto la malattia di se stesso, quanto la comunicazione della diagnosi. Molti pazienti, a distanza di anni, ricordano perfettamente, in maniera vivida, un momento della comunicazione della diagnosi. Questa persona lavorava al tempo in una struttura ospedaliera del sud. E la moglie scopre di avere un nodulo al seno, lui si rivolge a un primario del posto, dell'ospedale su cui stesso lavorava, che prende in carico la moglie per fare questo intervento, per vedere se questa neoformazione incontrata fosse di natura benigna o maligna. Quindi c'era in attesa di questa risposta. L'intervento dura il tempo debito. Alla conclusione dell'intervento, il primario chiama questa persona all'interno del suo studio per comunicare questa diagnosi. Lui entra in questo studio e trova sulla scrivania dello studio un fagottino fatto con tegno verde, chi lavora in camminatore sa i tegni verdi che si usano in camminatore. Il primario gli apre questo tegno, sopra c'era il seno della moglie e dicendo: siamo stati fortunati, era un tumore maligno, però siamo stati fortunati, lo abbiamo preso a tempo e abbiamo tolto il seno. Quell'immagine, potete immaginare, soltanto a noi va a venire qui, potete immaginare questa persona che era ben attrezzata, era il marito, la signora, che effetto e che cicatrice ha lasciato nel tempo. A questo poi ha seguito tutte le cure relative all'incontro con la patologia oncologica, possiamo immaginare 30-40 anni fa, al contrario di oggi, quanto fossero devastanti queste cure. Quindi tutta la sofferenza legata alle cure. Dopo 30 anni, questo signore incontra anche egli una patologia oncologica e il medico gli comunica di stare tranquillo perché questa sua patologia si poteva curare. Questa parola detta con tono, motivazione, di speranza, vissuta dal medico come speranza, potete immaginare nell'immaginario della persona che cosa ha evocato una cura in oncologia.
avendo sperimentato in famiglia già una cura. Quindi vedete come comunicare alcune cose spesso sono legate ai bisogni nostri e non ai bisogni del paziente. Troppo poco ci soffermiamo su che cosa sono i bisogni nostri, quindi come si diceva anche questa mattina, prendere confidenza con i nostri bisogni e quindi con le emozioni sottostanti e i bisogni del paziente. Bion diceva una cosa molto interessante, diceva che in uno studio ci dovrebbero essere due persone spaventate, il paziente e il suo terapeuta. Infatti noi, quando vengono da noi più o meno giovani psicologi, ci vogliono dare una mano, siamo molto preoccupati se loro non sono spaventati dalle angosce che l'incontro con il paziente potrebbe evocare. Siamo molto spaventati e dovremmo esserlo anche noi se non ci spaventiamo più nell'incontrare il paziente, di che cosa il paziente potrà mettere in moto sulle nostre angosce. Se non siamo spaventati vuol dire che noi ci siamo distaccati dalla nostra emozione. E che cosa accade se ci siamo distaccati dalle emozioni? Queste sono soltanto alcune delle cose che possono accadere. Non parlare dell'argomento, di rifugire, dimenticare gli appuntamenti, evitare la stanza, allontanare i familiari, usare in modo improprio ironia e sarcasmo, depersonalizzazione, stacco iperinvestimento, un atteggiamento demissionario. Questi sono soltanto alcuni elementi che una non familiarità personale con